Cari amici, buonasera. Oggi vi farò vedere come realizzare in poco tempo un suono ispirato al grande, grandissimo Jimi Hendrix. Sicuramente un'icona della chitarra, un rivoluzionario non solo in termini di suono, ma anche come performer. Allora, io ho qui un Pod HD 500 del 2010. Quindi bello stagionato. Questo pod è collegato nel return di una testata Marshall MOSFET, una lead 100 MOSFET, e a sua volta la testata è collegata ad una cassa 2x12 con coni vintage 30. La mia chitarra è una Stratocaster American Standard. Ok, iniziamo a realizzare questo tipo di suono partendo ovviamente dall'amplificatore. Allora, certamente Jimi Hendrix è famoso perché è utilizzatore fondamentalmente di testate Marshall, la cosiddetta Plexi 100 Watt, ma personalmente, come emulazione da utilizzare nel Pod HD500, io trovo molto più fedele la testata che si chiama Brit P75 Bright, ovvero sia la simulazione di una testata di un marchio che si chiama Park, che non è altro che una Plexi Marshall modificata di 45 watt. Quindi andrò a mettere la nostra testata Marshall, ovvero Park, ecco qua sul nostro editor. A questa testata io però andrò ad associare Gabinet 4x12 Greenback 25, che ha una sonorità molto più aperta, molto più sulle medio-alte, e andrò a mettere la simulazione dello Shure 57. Il suono di base è all'incirca questo. Naturalmente ora devo andare a sistemare i parametri. Allora, per quanto riguarda i parametri, io metterò drive a 30, metterò bassi a 71, medi 78, treble 60, Presence 85. Ho scoperto che con il Presence alzato si ottiene una sonorità molto più brillante. E per quanto riguarda il volume, metterò all'incirca l'80%. Quindi questo è il suono, diciamo, di base. Ok, adesso vado a variare i parametri dei cabinet. Quindi mantengo al 100% il master, ovvero il finale di potenza saturato al massimo, e lascio tutto il resto flat. Poi vado nei parametri del cabinet e vado ad alzare il livello della risonanza e lo metto all'85%. Noterete come si alzerà il volume e il suono sarà molto più, come dire, molto più orientato sulle medio-alte. Dopodiché ad abbassare il decay, lo metto all'incirca al 15% e alzo un pochettino il thumb, ovvero la botta dei bassi, per andare un pochettino ad equilibrare il sound generale. Lascio l'output lasciato, insomma, così com'è. Ok, per quanto riguarda le IR, vado a mettere anche in questo caso a 85%. Detto questo,
questo vado a mettere la cosiddetta arma segreta. Che cos'è l'arma segreta nel pod? L'arma segreta è il nostro boost con, ovvero la simulazione del micro amp della MXR. Allora, questo micro amp io lo vado a posizionare in seconda posizione con questi parametri: bassi 10%, compressione 21%, treble li lascio al 50% e idem per quanto riguarda drive e output. Sentite già il suono come cambierà. Disattivato, attivato, ok. Io consiglio di tenere sempre questo pedale acceso. Hendrix è famoso per l'utilizzo del cosiddetto fuzz. Ok, io sinceramente ho cercato tra le varie simulazioni del pod quello che dovrebbe simulare il fuzz utilizzato da Hendrix, ovvero il facial fuzz, soltanto che sinceramente non l'ho trovato poi così fedele all'originale e quindi mi sono orientato più sul cosiddetto Fuzz P, che è basato sul Big Muff della Electro Harmonix. Quindi lo vado ad inserire subito dopo il boost comp. Ok, eccolo qui in catena il Fuzz P. Allora metterò le seguenti regolazioni. Allora, bassi 75, poi andrò a mettere i medi a 34 e i treble li lascio a 50. Drive e output, allora l'output lo abbasso al 50%, i drive li lascio al 70%. Ok, allora il suono sarà all'incirca questo. Siccome il suono è molto, come sentite, un po' rumoroso, andrò a mettere qui al primo posto, andrò a mettere il noise gate e metterò come parametri, metterò decay a 0 e trash a 40%. Ok? Così il suono è molto più silenzioso. Ok, disattiviamo sia il noise gate che il fuzz e andiamo a mettere poi un secondo fuzz che va a simulare il famoso Octavia. Sul pod si chiama Octave Fuzz e lo troviamo qui all'ultimo posto. Ok, eccolo qui in catena, Octave Fuzz. Allora, l'Octave Fuzz io lo regolerò con questi parametri: bassi 60%, medi li lascio al 50%, così come i treble, e metterò il drive al 20% e l'output lo porterò al 70%. Il suono che viene fuori è questo, molto molto hendrixiano. Effetto da mettere in catena è il famoso Univibe, che potete ascoltare
in pezzi come Machine Gun. Abbiamo la simulazione nel pod che si chiama UVibe. Ok, andrò a cambiare qualche parametro, come ad esempio il mix. Metterò al 60% e questo lo metterò al 55%. Tengo la velocità a 4.0 e la profondità al 100%. Feedback 0. Il suono è questo. Vado a mettere in catena anche il wah-wah, di cui chiaramente Hendrix è famoso utilizzatore. Allora, a me personalmente il wah che piace di più non è il Fussell, che sarebbe la simulazione del Crybaby, ma il U-Throaty, la simulazione dell'RMC Real McCoy. Lo sento molto più simile a quello utilizzato da Hendrix. Ok, questo all'incirca è il suono di base per avere, come dire, un suono abbastanza fedele a Hendrix. Quindi partiamo da questa testata, a cui aggiungo poi il boost comp. Vado ad aggiungere il fuzz. L'ottavia. E l'univibe. A cui potete cambiare naturalmente il tempo tramite il pulsante tap tempo. Ok, ci rimangono gli ultimi due quadratini qui da occupare e quindi andremo a mettere un bel reverbero e un delay di quelli psichedelici. Allora, per quanto riguarda il reverbero, io vado a mettere il plate qui nell'ultimo riquadro con decay a 23, pre-delay al massimo e tone va bene 55, mix 30%. Notate che la sonorità è molto simile a quella di un delay. Per finire andiamo a mettere il delay, un bel delay psichedelico che si chiama Reverse Delay. Andiamo a cambiare il tempo, lo mettiamo alla metà, 500 ms, feedback 0, profondità 0 e per quanto riguarda il mix io consiglio 75. Ok, questo è un delay a ritroso. Sinceramente lascio il reverbero già inserito. Ok, per finire questa nostra disamina sul suono ispirato da Hendrix, associamo gli effetti ai foot switch del pod. Ok, per quanto mi riguarda, io metto il fuzz e il noise gate, entrambe sul foot switch numero 1. Quindi andiamo a prendere il fuzz e il noise gate, ok, e li vado a mettere entrambe sul foot switch numero 1, così si accendono e si disattivano, come potete vedere. L'ottavia, 8
Octave Fuzz, lo vado a mettere sul foot switch numero 2, eccolo qui, perfetto. L'Univibe lo vado a mettere sul foot switch numero 3, ecco qui, e il reverse delay lo vado a mettere sul foot switch numero 4, ecco qua. Poi se volete assegnare gli altri effetti che sono rimasti agli altri pedali, non dovete fare altro che andare su View e girare la manopola su FS Mod 5.8, ripremete, ecco qui, e spuntano di sotto. Come vedete il boost comp è già assegnato al foot switch numero 5 e il reverbero è assegnato al foot switch numero 6. Spero che questo tutorial sia stato utile e vi ringrazio per aver guardato. Alla prossima!